scandalo! In alcuni casi le sue attività danno vita a delle vere e proprie crisi ambientali di cui vediamo gli effetti a livello globale, sia sull'ambiente, con l'effetto serra, la scomparsa delle foreste, l'inquinamento dei suoli, dell'aria, dell'acqua, sia come boomerang sull'uomo, con la povertà, le malattie, l'esclusione e l'emarginazione. Questo succede perché usiamo, come se non dovessero finire mai, risorse che invece sono limitate. Se la crescita della produzione dei consumi materiali continuerà agli attuali ritmi senza ridurre l'afflusso di energie e materie prime, sarà il nostro stile di vita a compromettere seriamente il nostro futuro e quello delle prossime generazioni. E questo è insostenibile. Ma esattamente cos'è l'insostenibilità? O più precisamente, cos'è lo sviluppo sostenibile? Secondo la definizione data nel 1992 dagli organismi internazionali preposti alla salvaguardia dello sviluppo, è sostenibile quello sviluppo che assicura il miglioramento della qualità della vita mantenendosi entro i limiti della capacità di carico degli ecosistemi che la sostengono. Per essere capaci di camminare in questa direzione, però, servono processi e strumenti in grado di influire sulle tendenze in atto. Agenda 21 è uno di questi. Ma che cos'è Agenda 21? È un documento di intenti ed obiettivi programmatici su ambiente, economia e società, sottoscritto da oltre 170 paesi. Parte dalla constatazione che il continuo aumento del gap economico tra nazioni e tra stati di popolazione causa il deterioramento degli ecosistemi, dai quali dipende il mantenimento della vita sul pianeta. Nella conferenza su ambiente e sviluppo dell'ONU del 92 a Rio de Janeiro, i temi erano effettivamente molto innovativi allora e l'innovazione era il tema dello sviluppo sostenibile agganciato alle questioni ambientali e alla questione dello sviluppo del sud del mondo. Questa era la forte originalità. Agenda 21 è quel che si fa la mattina in classe quando si comincia la giornata di lavoro. Si concorda l'obiettivo da raggiungere, le cose da fare, si costruiscono le regole e parte il lavoro della mattinata che ovviamente con i bambini è quanto più si può un gioco. 21 sta per il 21esimo secolo, agenda starebbe per le cose da fare nel 21esimo secolo. In teoria la fa la gente e è un progetto abbastanza ecologico per portare avanti la città di una maniera sostenibile, no? Però in una prospettiva abbastanza democratica, cioè dove tutti i vari portatori di interesse sono chiamati a esprimersi per dare il loro parere. Il forum, che cos'è? La condivisione di questi appunti di attività con la popolazione, con gli attori del territorio. Nel capitolo 28 del documento ONU si invita ogni autorità locale a dialogare con i cittadini, le organizzazioni locali e le imprese private a adottare la propria agenda. Da qui l'idea di tante agende 21 locali. Sul territorio nazionale non è così esteso l'uso dello strumento, se lo vogliamo considerare come tale, soprattutto nel meridione d'Italia, dove è facile trovare amministratori che non sappiano nemmeno di che cosa si parli. Per quello che riguarda invece la parte in cui è più utilizzato, diciamo qui da voi in Emilia oppure anche nel nord in generale, e in qualche misura anche in altri paesi che ho potuto vedere, mi pare che in linea teorica funzioni. È una modalità innovativa sia di partecipare come cittadino, come gruppo sociale di riferimento, ma anche una modalità diversa per l'amministrazione di individuare i propri percorsi di politiche pubbliche. Infatti è attraverso la consultazione che le autorità locali dovrebbero apprendere ed acquisire da tutti i settori della comunità le informazioni necessarie per formulare le migliori strategie. L'Agenda 21 locale, quindi, è un processo volontario promosso a livello territoriale. Dal 1992 sono circa 6.500 gli enti locali, di cui 2.000 in Europa, che nel mondo hanno formalmente avviato il processo di Agenda 21 con esiti molto incoraggianti sulle politiche e soprattutto sul profilo economico, sociale ed ambientale. L'Italia è una delle realtà maggiormente coinvolte, con 160 forum attivi e oltre 1.300 progetti realizzati, Emilia-Romagna in testa. C'è stata una fase preparatoria di quello che è il processo di Agenda 21 organizzato dalla provincia, in cui sono stati contattati tanti gruppi che lavorano a livello di territorio, di cittadini, associazioni. Ma come funziona? È un processo lungo e faticoso che prevede il coinvolgimento attivo dei rappresentanti della comunità locale.
Anche la provincia di Bologna nel 2000 ha avviato la propria Agenda 21, aderendo al coordinamento delle Agende 21 italiane e alla Carta di Aalborg, documento attraverso il quale dal 1994 i paesi dell'Europa aderiscono all'Agenda 21. All'inizio del 2001 è stato costituito ufficialmente il Forum della Provincia, a cui hanno aderito circa 90 associazioni per un totale di circa 150 partecipanti. Agenda 21 va messa in pratica realizzando azioni concrete. Vediamo cosa ha fatto per l'acqua. L'incontro con il forum di Agenda 21 della provincia di Bologna era inevitabile, per noi è un punto di riferimento. E poi quando si fanno approcci partecipati o si procede su progetti di questo tipo, la divulgazione è fondamentale e Agenda 21 è lo strumento principe per la divulgazione. Il progetto Save Istria Life è un progetto che puntava alla riqualificazione del corso d'acqua. Una delle maggiori criticità e delle maggiori difficoltà che abbiamo trovato a fare questo progetto è proprio stata la molteplicità dei soggetti interessati. La fitoepurazione serve a eliminare il carico inquinante dalle acque reflue. È un impianto di depurazione a tutti gli effetti. A differenza degli impianti tradizionali, utilizza le capacità naturali di rimuovere alcuni tipi di inquinanti. L'acqua negli ultimi decenni si è degradata. Questo vuol dire che si è sporcata per questione dell'inquinamento, si è ridotta la quantità di acqua buona disponibile, si sono ridotte le stesse fonti primarie dell'acqua, in numero e in qualità. In particolare quelli su cui appunto abbiamo lavorato, cioè una rete ecologica nella Valle del Samoggia, un progetto di risparmio idrico a Monghidoro, un altro progetto di fitodepurazione nel comune di Anzola dell'Emilia. Sono progetti che abbiamo appunto, su cui abbiamo appunto contribuito sia a pensarli che a realizzarli, in fase di realizzazione, e che in qualche modo possono dimostrare che effettivamente è possibile pensare l'acqua e lavorare sull'acqua in un'altra maniera, quindi non pensare solo alle grandi opere, alle grandi infrastrutture, alle mega tecnologie, ma pensare a progetti ragionati di più sulle caratteristiche del territorio. Come Comitato Acqua e Bacino del Reno, la cosa che ci sembrava fondamentale era curare tutto ciò che ha a che fare con la salvaguardia dell'acqua a livello di territorio e con tutto quello che questo vuole dire, cioè salvaguardia della biodiversità fondamentale per la salute dei territori e per la salute dei cittadini che ci abitano. E quindi è nata questa spontanea aggregazione di persone che avevano voglia di lavorare su questo discorso della rete ecologica e ci siamo ritrovati in tante associazioni diverse, con percorsi diversi, storie diverse, enti pubblici. All'inizio abbiamo parlato della rete ecologica, è come dire che noi ci stiamo impegnando per altri organismi viventi, animali, non umani, che normalmente mettiamo al fondo delle nostre preoccupazioni. Lo facciamo per quella ragione della biodiversità e anche perché complessivamente gli ecosistemi sani sono meglio anche per noi. Le specie viventi, quelle animali, quelle vegetali, hanno bisogno di spazi naturali nei quali vivere, ma hanno anche bisogno di strade, tra virgolette, corridoi ecologici per spostarsi. Insieme fa una rete ecologica che permette alle specie vegetali e animali di vivere, di spostarsi, di moltiplicarsi e quindi di arricchire di vita il nostro territorio. Parcherete ha avuto come obiettivo la rivalutazione dei parchi e i giardini di Bologna, come il Parco della Montagnola. E il creare una rete di relazioni tra le associazioni e i comitati che se ne occupano, attraverso una serie di feste e occasioni di incontro per adulti e bambini. Ed ora vediamo qualche azione per l'energia. Il progetto The Bet, la scommessa, è il nostro progetto, quello nel quale abbiamo creduto di più e crediamo ancora, consiste nel impostare un programma di riduzione dei consumi partendo dai consumi energetici e consigliando ai ragazzi, ai bambini, di adottare pratiche quotidiane di risparmio.
Nel 1998 a Kyoto si sono riuniti i paesi più industrializzati dando vita al protocollo di Kyoto, che prevede la riduzione dei gas serra del 5%. A livello locale, il forum di Agenda 21 ha proposto di realizzare il medesimo obiettivo attraverso il coinvolgimento dei 60 comuni della provincia. Nasce così il progetto Micro Kyoto. Parallelamente, l'Agenda 21 ha ottenuto il finanziamento del Ministero dell'Ambiente per il progetto Energia 21, che insieme a Micro Kyoto andrà a realizzare gli obiettivi del piano energetico provinciale, favorendo la diffusione di buone pratiche e l'uso razionale dell'energia. Ma Agenda 21 non è solo ambiente, è anche educazione. Infatti, abbiamo cercato di fare un report dello stato dell'ambiente della nostra scuola, sia per il rumore che per il clima indoor, clima proprio nel senso fisico, sia per la mobilità, cioè come veniamo a scuola, eccetera. Siamo andati in giro per la scuola, raccolto dati, fatto tabelle, abbiamo fatto dei test per vedere cosa pensavano i ragazzi. E sono usciti dei progetti anche dei ragazzi sull'uso dell'acqua. Sono piccole azioni che motivano gli studenti. Avremmo dovuto colpire gli animi sensibili dei nostri compagni. Si spera che una buona parte dei ragazzi sia stati sensibilizzati verso questi argomenti. Se la prospettiva della sostenibilità mette in discussione l'attuale modello di sviluppo, nei prossimi decenni dovremmo essere capaci di passare da una società in cui l'incremento del benessere e miglioramento della vita sono basati sulla crescita della produzione e dei consumi, ad una società in cui si sia capaci di vivere meglio consumando molto meno. I dati che abbiamo raccolto per fare il rapporto sulla qualità della vita riguardano l'ambiente, riguardano il sistema insediativo delle abitazioni, delle industrie, del commercio, riguardano i dati dei servizi sanitari, riguardano il reddito e la povertà. La povertà è una delle prime condizioni di malattia. Statisticamente chi è povero si ammala di più, e questo forse è facilmente comprensibile, vive in zone più inquinate, mangia alimenti meno controllati, eccetera, ma anche quello che non sappiamo ancora bene è che la stessa risposta del sistema sanitario è più debole nei confronti di chi non ha soldi, e non sto parlando solo delle liste d'attesa, ma proprio dell'accesso alle strutture ospedaliere e delle informazioni che vengono date. Allora, parlare del reddito, della disoccupazione, della flessibilità, della precarietà, vuole anch'esso porre l'accento su una delle questioni di che cos'è sostenibile. In fin dei conti stiamo arrivando alla conclusione che continuare a produrre, magari fare qualche giorno di festa in meno e produrre ancora di più, non ci dà, se non abbiamo nessun'altra certezza, né più salute, né più reddito, né quindi una condizione di vita ciascuno individuale più sostenibile. Partendo però dalla definizione di salute, che è quella originaria dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè non salute come mera assenza di malattia, ma salute come una condizione di perfetto o completo benessere fisico, psichico e sociale. Rispettando questo principio, l'Agenda 21 della provincia, a partire da novembre 2003, ha intrapreso la sfida di promuovere un consumo rispettoso dell'ambiente e dei diritti umani attraverso l'attivazione di un forum dedicato ai temi degli acquisti verdi per le pubbliche amministrazioni e le imprese e del consumo responsabile per associazioni e cittadini. Agenda 21 quindi si occupa anche di consumi e stili di vita. Quello che abbiamo fatto è stato di organizzare un tentativo di commercializzazione di caffè e commercio equo con i distributori automatici. I distributori automatici lavorano con caffè in grani e vendono caffè. Si tratta semplicemente di metterci dentro un ingrediente che ha una caratteristica di certificazione come provenienza, come origine e di appunto una caratteristica di compatibilità sociale per come è stato portato fino a noi. Ecco. Di prendere coscienza del coltivatore del sud del mondo, di prendere coscienza che noi spesso siamo una merce, che siamo consumata da chi ci guida all'interno di ipermercati, supermercati, grandi mercati, dove c'è di tutto di più e dove noi siamo giocati, cioè giocato la nostra capacità di acquisto, perché andiamo per comprare un chilo di farina e veniamo a casa con un carrello dove c'è di tutto di più. L'ultimo progetto di questo forum è Capolinea. Thank you.
settimana dedicata ai contenuti e agli attori del consumo critico e consapevole all'impronta ecologica attraverso incontri pubblici sui temi della gestione delle risorse e del commercio ecosolidale. La cosa importante è che tutto questo qui quest'anno è nato all'interno appunto delle attività di Agenda 21. Quindi per promuovere gli indicatori di sostenibilità facciamo l'aperitivo solidale bioecologico. Non buttare le cartacce, non buttare le sigarette nei parchi. Parlare un po' di meno e concretizzare un po' di più. È vivere bene, il che non vuol dire guadagnare di più, il che non vuol dire consumare di più. Sicuramente si dovrebbe un po' rispettare quello che ci circonda. Cioè, io vado a casa in bici, con questo diminuisco le mie emissioni. Perché se non si ha tempo a disposizione, la qualità della vita tende a scadere. La materia prima del petrolio e l'utilizzo di questa materia prima determina direttamente la nostra qualità della vita, fa della nostra, per esempio, determina il tipo di mobilità che noi abbiamo, lo spostamento da casa al lavoro, da casa ai luoghi di studio, determina l'utilizzo da parte nostra di una serie di materiali che sono materiali non sostenibili, determina la qualità dell'aria, determina anche la struttura dei costi della, per esempio, del bilancio familiare in maniera anche pesante. Nel commercio equo da sempre cerchiamo di fare rete fondamentalmente, no? E per cui il fatto della nascita di Agenda 21 è stato colto, penso, come da tutte le organizzazioni di commercio che conosco, come un momento molto positivo. È possibile, per esempio, promuovere le tematiche dell'economia sociale non soltanto parlandone, ma anche usando quei prodotti al posto di altri. Per esempio, la nostra esperienza ci fa vedere come attraverso le mense e le scuole si coinvolgono i genitori, i cittadini, cioè si coinvolgono in termini informativi, non solo così dicendo guarda che il tuo figlio consuma un prodotto più sano, ma no, proprio attraverso momenti di formazione e informazione. Hanno partecipato all'iniziativa anche alcuni agricoltori e produttori locali che hanno scelto di praticare modelli di produzione compatibili con l'ambiente. Siamo una cooperativa agricola. Noi crediamo che sostenibilità voglia dire innanzitutto fare un'attività di tipo economico, partendo dalle risorse che hai sul territorio. Non diamo diserbanti, non diamo azotati, concimi che potrebbero farci guadagnare un mucchio di soldi in confronto agli altri, del convenzionale. Produciamo minimo la metà, se non di meno, proprio perché non usiamo questi prodotti che servono appunto a far sì che l'ambiente e la terra si riprenda. La partecipazione è lo strumento chiave di un processo di Agenda 21 locale e il forum ne rappresenta il cuore operativo. Qui partecipano tutti i rappresentanti locali che discutono i problemi del loro territorio. Ne progettano il futuro, scelgono le priorità su cui poi lavorare. Siamo nella tardo modernità, in una fase dove alcune sicurezze che erano proprie della scienza piuttosto che della pubblica amministrazione, come unici attori capaci di risolvere alcuni problemi, beh, queste certezze sono state messe in crisi. E quindi Agenda 21 rimanda a questo concetto ben noto della governance, cioè l'allargamento dell'arena per consentire ad altri attori di partecipare. Quindi c'è proprio questo bisogno da parte della società civile di far sentire la propria voce. In questo modo, come dire, cioè, pensiamo anche che si possano ricostruire dei processi, come dire, di comunità nel territorio, dei processi democratici nel territorio. Fare in maniera tale che il cittadino, le associazioni, insieme alle istituzioni, quindi alle amministrazioni pubbliche, abbiano modo di proporre, sollevare anche problematiche e trovare le possibilità per affrontarle. Noi crediamo che la modalità partecipativa evidenziata dal processo di Agenda 21 sia assolutamente da coltivare anche dalla prossima amministrazione provinciale, perché questo dà la possibilità di condividere azioni, obiettivi che vanno al maggior risultato possibile. Come singoli però abbiamo anche una responsabilità politica, cioè comunque facciamo parte di una collettività e quindi dobbiamo avere un modo di agire politicamente, collettivamente. Lo sviluppo sostenibile è possibile solo se determinate azioni partono da loro, insomma partono da noi in prima persona. Perché solo attraverso una partecipazione attiva e un'azione diretta, un coinvolgimento dal basso si possono cambiare le cose. Il problema poi che sta alla base del tema di Agenda 21 è la questione della partecipazione, dei portatori di interesse, quindi una partecipazione è anche, come dire,
che riconosce il fatto che ciascuno può avere e deve avere degli interessi. E quindi è anche qualcosa di inusuale rispetto alle modalità con le quali ci si è sempre mossi in Italia. Per gioco abbiamo riprodotto le dinamiche della partecipazione. Da qui è emerso che collaborare è l'unica strategia possibile verso l'interesse comune, uno sviluppo sostenibile. Noi siamo i rossi e all'interno ci sono i neri. Però noi abbiamo vinto! Hanno giocato nero. Ci siamo rosso. Giochiamo nero di nuovo. Ci siamo rosso, vinciamo tre volte. Se sono intelligenti giocano nero anche loro. I rossi? Rosso. Continuiamo con nero. Ma di quanto? Non siamo in competizione. Però, esatto. Attenzione. Continueremo la nostra politica. Dovremmo prendere una decisione, possibilmente insieme. Thank you.